Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ci troviamo su Genshin Impact perché volevo leggere, tradurre e successivamente analizzare la lettera di scuse inoltrata da MiHoYo ai giocatori di Genshin Impact. Partiamo col presupposto che io questo video lo voglio fare semplicemente per esprimere una mia opinione, per cui andrò a leggere e tradurre la lettera e poi successivamente vi darò un mio piccolo pensiero. Dopodiché ognuno deciderà cosa pensare, come sempre, ovviamente. Cominciamo dalla lettera. Cari avventurieri, cari travelers, abbiamo recentemente avuto un sacco di feedback da parte vostra, quindi da parte dei giocatori, riguardanti problemi con il personaggio di Zhongli. Gli sviluppatori hanno il piacere di... gli sviluppatori hanno avuto modo di provare Zhongli e di provare le sue performance da quando i test offline sono cominciati. Hanno avuto l'accortezza comunque e il grande ruolo di provare Zhongli nei server di test, nei beta test, quando il tutto era offline. Abbiamo sinceramente controllato, rivisitato, analizzato tutti i feedback e tutte le discussioni che ci avete mandato internamente. Ci scusiamo per la nostra risposta tardiva, che magari vi ha fatto avere una brutta impressione nei nostri confronti da parte di tutti. La verità è che fin da quando il personaggio è stato lanciato, abbiamo considerato fortemente la situazione. Abbiamo ricevuto i feedback in entrambi i modi, ovvero tramite i social media e tramite comunque i game data, che sarebbero praticamente quei forum che andate a compilare all'interno del gioco, di tutte le persone che hanno avuto modo di provare e successivamente utilizzare in maniera completa Zhongli. Approfitteremo di questa opportunità per avere una conversazione con tutti e condividere il nostro pensiero riguardo Zhongli. Quando noi disegniamo o comunque progettiamo qualcosa, speriamo che i giocatori possano in un qualche modo divertirsi a provare le meccaniche e provare comunque un qualcosa il più diverso possibile. Il fatto che comunque dobbiamo sottolineare è che Zhongli è stato designato, o comunque è stato disegnato in questo caso, come un personaggio più di supporto. E il suo ruolo principale è quello di proteggere gli altri personaggi del party. Basandoci su questo, abbiamo definito, o comunque abbiamo strutturato, due principali rami delle sue abilità: la creazione degli scudi e il controllo del nemico. Lo scudo di Giada, che viene generato tramite il tasto premuto dell'Elemental Skill, provvede un effetto di assorbimento e di copertura che ci permette di resistere ai vari danni. Mentre invece la Burst, Planet Befall, permette a un gruppo di nemici di rimanere bloccati e poi sfruttare diversi bonus. Partendo da questo punto di design da parte di Zhongli, abbiamo sfruttato e cercato di sfruttare queste due dinamiche per caratterizzarlo come un personaggio di supporto. Abbiamo scoperto, infatti, che tramite Zhongli, appunto, abbiamo la capacità di poter indurre una sopravvivenza maggiore all'interno del nostro team, quindi all'interno comunque delle nostre squadre. In termini di sviluppo, Zhongli e le sue abilità hanno principalmente benefici collegati al miglioramento dei suoi HP, a differenza di altri personaggi che sono più improntati verso l'attacco o verso il danno. La via principale per il quale gli HP consentono a Zhongli di essere migliore è appunto la sopravvivenza.
in contrasto con i personaggi che effettuano grossi danni. Il ruolo di Zhongli è quello di stabilire una protezione e di garantire a tutto quanto il party una capacità migliore di combattimento. Inoltre, abbiamo già portato delle modifiche a degli stage, a degli aspetti dell'open world e ai sistemi di gioco in generale, e ai personaggi a loro stessi, cioè e anche ai personaggi. Abbiamo sempre cercato di essere comprensivi nell'analisi dei personaggi, nelle loro statistiche di combattimento, come ovviamente i feedback dei giocatori. In questo momento stiamo analizzando più attentamente ciò che abbiamo realizzato su Zhongli. Nelle versioni future continueremo ad analizzare e aggiustare, se lo riteniamo necessario, tutti i personaggi nei loro ruoli, che amate o che non amate, cioè, da giocare anche nei momenti di shine, quindi nel momento in cui brillano, quindi da giocare anche nel momento in cui fondamentalmente brillano. Possiamo soltanto chiedervi di avere pazienza nel frattempo. In addition, quindi in aggiunta, abbiamo anche scoperto, grazie ad alcuni feedback di altri giocatori, che è presente un bug presente nella costellazione numero 2 di Zhongli. Per quei pochi che hanno la costellazione 2, perché chi cazzo ce l'ha la costellazione 2? Stone the Cradle of Jade is activated, casting an elemental burst may not trigger the damage boost on the elemental resonance effect enduring rock. Quindi, quando si attiva l'effetto dello Stone the Cradle of Jade, utilizzare l'elemental burst non genera il damage boost che teoricamente bisognerebbe aggiungere alla risonanza dell'elemento durante Enduring Rock. Gli sviluppatori stanno sistemando questo fix e hanno detto che lo riusciranno a risolvere nell'update di giorno 10. E i viaggiatori, o comunque i giocatori in generale, saranno ricompensati nella maniera più, diciamo, nella maniera più corretta, nella maniera più adeguata. Please, quindi presente che comunque gli sviluppatori continueranno a monitorare i feedback dei travelers, quindi dei giocatori, sia nei moduli che verranno spediti in game experience, quindi tramite i form che vengono spediti all'interno del gioco, e tramite i feedback dei social media, nello stesso modo in cui stiamo facendo in questo momento. Il vostro generoso supporto è la nostra migliore motivazione per continuare a migliorare il gioco di Genshin Impact. Quindi, in definitiva, che cosa è successo? È successo che Zhongli non faceva gli stessi danni di Childe, gli stessi danni di Diluc, ed è stato blastato così, totalmente a caso. Come ho già spiegato nell'altro mio video, che Genshin Impact fondamentalmente non è un gioco semplice, e che quindi bisogna avere tanti pezzi per comporre un puzzle che possa creare un'immagine decente. Ora, che Zhongli non faccia gli stessi danni di Diluc, di Razor, di Childe, eccetera, eccetera, l'abbiamo visto. Purtroppo le sue percentuali, per quanto riguarda comunque gli attacchi normali, sono molto più basse. E questo comunque è un piccolo difetto che avevo notato anche io all'inizio. Solo che ho cercato di arginare cercando di pomparlo il più possibile. Cosa che da un lato riesce, da un lato purtroppo non sempre funziona. Ma credo che sia anche normale. La cosa che più mi preoccupa in realtà, o che ha fatto scattare in me un campanello d'allarme che in alcuni casi mi ha addirittura indotto a quittare alcuni giochi di ruolo appunto per la tossicità che si raggiungeva in diversi aspetti dei giochi, che per fortuna qui penso non si arriverà mai perché non esiste il PvP, almeno per ora, e spero che non venga introdotto. C'è il problema che, secondo me, il tutto è stato scatenato da un fattore predominante, ovvero la fascia di età. Come ho già detto, Genshin Impact è un gioco molto complesso,
è un gioco che comunque va studiato, è un gioco che va ragionato. Quindi io sono dell'idea che almeno il 60% dei giocatori che in questo momento sta giocando a Genshin Impact non sia neanche maggiorenne. E su questo dato ne sono abbastanza sicuro. Ora non ho visto comunque dati da nessuna parte, ma è una mia intuizione, è un mio pensiero di fondo questo, quindi non voglio attaccare nessuno, non voglio assolutamente offendere nessuno, il mio è un pensiero che voglio esternare. Il fatto di essere più giovani, soprattutto in un'epoca in cui il videogioco ti permette di avere tutto subito, secondo me ha indotto ad un ragionamento sbagliato quello che è un titolo come Genshin Impact. Genshin Impact, rappresentando comunque un gioco di ruolo, un MMO o comunque RPG, cioè nel senso è sempre un gioco di ruolo, necessita di diversi ruoli, se no non si chiamerebbe gioco di ruolo, si chiamerebbe gioco a specchio, avremmo tutti gli stessi personaggi e arrivederci e grazie. Essere un gioco di ruolo implica anche questo, la capacità di variegare un team. Non tutti amano fare i numeri grandi, fare le super mega hit, fare chissà che cosa. Ci sono anche quelli, un pochino come me, a cui piace essere un po' più produttivi e cercare di bilanciare le proprie, chiamiamole build, ok? Per comprenderci. Quindi, un personaggio come Zhongli a me piace a prescindere. E non perché fai danni, o già chi mi fai danni nel party, ma perché posso sfruttarlo in una maniera diversa. È anche vero che posso aumentare i danni e posso utilizzarlo come DPS, niente me lo vieta, come vi ho fatto vedere nell'altro mio video. Ma non vuol dire che se non fai grandi danni sia una merda. Perché fondamentalmente è stato detto questo, che Zhongli non ne vale la pena, che i 4 stelle sono migliori, che non viene reputato come un personaggio 5 stelle e via dicendo. Ovviamente vi allegherò alcuni screen alla fine di questo video anche per strapparvi un sorriso, così come l'ha strappato a me mentre montavo il video. E detto questo, io penso che i giocatori un po' più vecchiotti, mi ci metto anch'io nel mezzo perché vado per i 30, anzi. Sì, vabbè, fondamentalmente vado per i 30. Sono stati abituati in maniera diversa. Io sono cresciuto con i Final Fantasy, dove c'erano ore di farming, dove c'erano ore di grinding, dove c'era di tutto pur di raggiungere la completezza sia del personaggio che del gioco. Questo di Genshin è simile in alcuni aspetti, anche se è reso più moderno in altri. Per cui ciò che voglio comunicare con questo video e con questo messaggio, che soprattutto voglio rivolgere a tutti gli italiani che giocano a Genshin Impact, è quello di non essere tossici. Vi prego, almeno noi, se riusciamo, cerchiamo di non essere tossici. L'esprimere l'opinione, l'esprimere un giudizio su un personaggio è una cosa sacrosanta. La community si basa sullo scambio delle idee e la community si basa fondamentalmente sul anche rispetto reciproco. Se una cosa non mi piace, non è detto che faccia schifo. Stessa cosa deve valere nel gioco. Io, che produco da un po' di tempo ormai video e anche intrattenimento in live, sia qui su YouTube e anche su Twitch, mi sento in dovere di dover difendere Genshin Impact. E non perché me lo stia chiedendo Genshin Impact, ma perché io, in qualità di giocatore, mi sento minacciato. Mi sento minacciato da una community che neanche un paio di mesi sta già iniziando ad infettare quello che è un gioco di ruolo. Per cui vi chiedo stop. Basta. Siate liberi di giocare come volete, ma non andate a rompere le palle agli altri. E con questo io non voglio attaccare qualcuno,
Non voglio assolutamente puntare il dito su nessuno, è un pensiero che sto esprimendo a voce alta e che internet e quei pochi follower che comunque possiedo spero possano mandare come messaggio in giro. Proprio perché la responsabilità della crescita di una community, la responsabilità della crescita di un gioco spetta a noi e non spetta a nessun altro. Per cui gli italiani, soprattutto, dato che io sono italiano e produco dei contenuti in italiano, ci tengo a mandare questo messaggio. Per cui, se avete, o comunque non avete in un qualche modo apprezzato il personaggio di Zhongli, mi dispiace per voi, però non andate a dire che faccia schifo, non andate a dire che è uno spreco di risorse, non andiate in giro a dire tante altre boiate che potrebbero in un qualche modo condizionare il pensiero di un altro. Esprimere la propria idea è sacrosanto, è un diritto sacrosanto, dire a me il personaggio fa cagare, va benissimo, lo accetto, ma non imponetevi sul discorso del personaggio buono e solo quello che fa i danni, ok? Perché tutto serve, tutti possono fare tutto. Quindi, come ho già detto tante volte, però cercate di sottolineare il fattore di divertimento. Non finirò mai di ripetervelo. Genshin Impact è un gioco di ruolo. Siate abituati a vedere personaggi che faranno cose diverse, perché ognuno avrà appunto il suo ruolo. Detto questo, penso di essermi dilungato abbastanza. Vi lascio con la parte finale del video per farvi due risate con alcuni commenti che ho trovato estremamente divertenti all'interno del blastaggio generale che è stato fatto sotto questa lettera, sperando che la community italiana soprattutto possa ricevere il mio messaggio. Quindi vi invito gentilmente non tanto a condividere il video, perché alla fine va bene così, ma cercare di diffondere questo messaggio. Cercate di godervi il gioco e non siate tossici. Detto questo, io vi saluto, vi ringrazio per essere stati con me. Spero magari di potervi vedere in futuro anche in live, nel mio canale fondamentalmente. E detto ciò, vi auguro come sempre buona fortuna con i vostri pull e buona fortuna con le vostre sculate in generale. Bye bye! Seven, eight, nine, ten, I love you. Bum, 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 bum.